Oggi vi voglio parlare di uno dei miei libri preferiti. Ormai ha qualche anno, non troppi, è stato pubblicato nel 2016 da una delle case editrici che amo di più, Spector Books. Il libro si chiama The Movement of Clouds Around Mount Fuji, Photographed and Filmed by Masanao Abe. Dietro questo personaggio meraviglioso, un fisico, un intellettuale del Giappone degli inizi del Novecento, ma anche un grande collezionista e un grande fruitore di fotografie, film e di tutto quello che riguardava l'immagine, c'è un altro personaggio, Helmut Wölter, che ha scoperto l'archivio di Masanao Abe durante le sue ricerche per un lavoro che stava dedicando proprio alle nuvole. E da qui è nato, tra l'altro, un altro libro, sempre pubblicato da Spector Books, che si chiama Falcon Studies, studi di nuvole. Beh, diciamo, l'argomento delle nuvole per molti di voi non sarà certo nuovo, ci troviamo. Anzitutto penso tutti quanti a guardarle, a godere del cambiamento delle loro forme, ma la storia della fotografia ci ha regalato dei grandi esempi. Prima di tutto ci ricordiamo degli equivalenze di Stiglitz, per esempio, che cercava appunto di trovare nelle nuvole degli equivalenti del suo stato d'animo. Un altro autore che tra l'altro è stato ispirato da Stiglitz e in particolare da una mostra che ha seguito, che ha visto e che ha ispirato poi un suo lavoro è stato Wieck Muniz. Andatevi a fare delle ricerche, magari. Intanto qui le ricerche le ho fatte un pochettino io su questo libro per raccontarvi qualche cosa di come quantomeno è stato concepito. Perché, vediamo se riesco a farvi vedere, questo è l'angolo di strada dove si trova la casa, dove si trova tuttora la casa degli eredi di Masanao Abe, in cui l'archivio era custodito in una parte speciale della casa che in giapponese si chiama Kura, con la K. La Kura era una parte della casa distaccata dal corpo centrale, che aveva muri più spessi ed era fatta per proteggere ciò che di più prezioso veniva conservato nelle case delle famiglie più benestanti nel Giappone ancora degli inizi del Novecento. E proprio lì, nella cura della famiglia Abe, Helmut Wölter ha trovato questo archivio conservato in scatole dove c'erano centinaia di film, di negativi e di pellicole di film, oltre a un sacco di quaderni di appunti, moltissimi degli oggetti che avevano fatto parte di questo straordinario posto che Abe ha creato di fronte al Monte Fuji, dove appunto nel 1926 ha aperto un piccolo osservatorio. Che cosa voleva osservare? C'è una leggenda metropolitana, e qui vi faccio vedere le prime pagine di questo libro, che si apre appunto con la vista del Monte Fuji dalla stanza dell'osservatorio di Abe, e potete riconoscere tutta una serie di strumenti che utilizzava per registrare le immagini di questo paesaggio in continuo mutamento, eppure sempre uguale. Masanao Abe era un personaggio abbastanza metodico e man mano che il tempo andava avanti segnava con precisione la data e l'ora in cui aveva realizzato delle foto o dei film, e tutta la prima parte del libro è un po' un calendario che ci vuole ricordare questa sua incredibile metodicità nel cercare di trovare un senso al movimento delle nuvole, che poi era dato da una motivazione molto semplice, e cioè pare che sia molto difficile vedere il Monte Fuji senza nuvole. Monte Fuji, che
che poi non è una montagna, ma è un vulcano, è come una divinità della terra che si nasconde quasi sempre a chi si rivolge a lui e viene sempre, diciamo, a presentarsi seminascosto da nuvole. Ecco, Masao Abe, appassionato di meteorologia e insomma più che appassionato era proprio un meteorologo, inizia a voler studiare i movimenti di aria e qui in questa seconda parte del libro ci sono una selezione di tutti gli scatti che lui ha realizzato nel corso di quasi 20 anni, più o meno fino al 1941, quando la guerra gli impedisce di continuare ad andare avanti. Vedete, qui ci sono proprio una serie dei dettagli che lui riporta in questo libro. Ma lascio a voi il piacere di scoprire tutte queste immagini da sole e passo alla terza parte di questo libro, Field Notes, in cui inizia ad avere una funzione il suo scattare fotografie. E infatti dalle fotografie inizia ad esumere una serie di movimenti delle nuvole che riassume in disegni e in appunti. E tutta questa serie di appunti, misteriosamente affascinanti, porteranno poi, insieme alla registrazione di tutta una serie di pellicole in cui il movimento delle nuvole veniva frazionato in una serie infinita di fotogrammi, alla pubblicazione di questo volume qui, che si chiama appunto La distribuzione e il movimento delle nuvole intorno al Monte Fuji, studiati attraverso le fotografie. Ecco, la copia anastatica di questo lavoro mi fa tanto pensare al fotografo che poi è colpevole del mio innamoramento per questo libro, che si chiama Fabio Barile, che è, come dire, un piccolo scienziato della domenica, forse un appassionato di paesaggio che ancora realizza fotografie con il banco ottico e che da qualche anno è appassionato al tema dei lunghi tempi della geologia e di come questi tempi si confrontano col tempo dell'uomo. Fabio porta avanti da tanti anni appunto questo lavoro che vi suggerisco di andare a vedere sul suo sito, che si chiama An Investigation on the, aspettate che lo leggo perché ogni volta me lo dimentico, Composition, Dissolution and Restoration of Land. È un titolo che viene da un testo di un geologo della fine dell'Ottocento e che è stata un po' l'ispirazione per Fabio, che ha in comune con Masanao Abe anche un altro aspetto, cioè quello di voler cercare di capire attraverso degli esperimenti, diciamo, fatti in casa, alcuni fenomeni legati al mondo che ci circonda. Ecco, questo è un altro degli aspetti incredibili di Masanao Abe, che ricostruisce modellini del Monte Fuji. Aspettate che forse riesco a trovare una foto più precisa di questo modellino bellissimo che lui ricostruisce. Ogni volta che cerchi una cosa non c'è, e invece è qua, proprio sotto i nostri occhi. E attraverso questi modellini, sempre del suo osservatorio di fronte al Monte Fuji, eccolo qua, costruisce queste surreali visioni di movimenti, di fenomeni che esistono, non esistono, sono cose, non si sa. L'ultima parte del libro è forse la più interessante perché Helmut Wölter decide di raccontarci anno per anno quali sono gli aspetti salienti della ricerca di Abe, che a un certo punto parte e inizia anche a condividere i suoi risultati in convegni in giro per il mondo. In queste pagine ci sono anche degli aspetti legati appunto alla vita privata di Abe, che come vi raccontavo non era solamente un fisico e un meteorologo, ma anche un grandissimo appassionato di macchine fotografiche e
di immagini fotografiche legate al periodo in cui viveva. Ci sono immagini molto tradizionali, no? Vedute nel Monte Fuji, immagini di geishe, ma anche immagini che sono legate proprio alla quotidianità. Perché quando uno cerca le cose non le trova mai? Secondo me questa pagina è bellissima. E secondo me la meraviglia di questo libro e di tanti altri lavori che non sono realizzati da fotografi professionisti è che rendono evidente quanto la fotografia faccia parte di un insieme più complesso del nostro mondo culturale, fatto di molteplici interessi. E, a volte, pur non essendo il punto focale della nostra ricerca, lo diventa nel tempo, perché si manifesta e si esplicita come il linguaggio attraverso cui riusciamo poi a esprimere tante delle nostre passioni e dei nostri interessi. Grazie a Spector Books, grazie a Helmut Wolter che ha fatto questa ricerca bellissima che ci fa venire una volta di più voglia di magari andare a farci un giro in Giappone. A voi buona lettura e buon divertimento!